Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati per fare un nuovo video di calciomercato. Ragazzi, oggi specialmente vi volevo parlare della Juventus e vi volevo parlare ragazzi di Han Kwang-song. Han Kwang-song ragazzi che è un giocatore che nel Perugia appunto è stato in prestito al Cagliari, ma ragazzi veramente è un giocatore formidabile. L'ho visto nelle tante partite in Serie B, sta facendo veramente bene con il suo Perugia, ma ragazzi la Juventus sta pensando di fare qualche cosa con il Cagliari, infatti Han per Cherry e Caligara, ovvero che noi daremo al Cagliari sia Cherry che Caligara. Io ragazzi sinceramente sono molto d'accordo con questa trattativa perché Cherry è un attaccante che abbiamo già da un bel po' e non è che sta facendo chissà che cosa. Ovviamente lo stiamo dando sempre in prestito e quindi non fa molto bene. E poi ragazzi andiamo a leggere cosa ci dice qua Goal.com. Allora ragazzi, Goal.com si dice che Han Kwang-song ha già marchiato indelebilmente la storia del calcio italiano. Primo nordcoreano ad esordire lo scorso 2 aprile in Serie A nel match tra Palermo e Cagliari e soprattutto primo nordcoreano a trovare la via della rete nell'Elite Nostrana, sempre nella passata stagione contro il Torino. Gol che nelle prossime puntate potrebbe diventare profetico, ma questa è un'altra storia. Attualità, sbarcato in estate al Perugia con la formula del prestito secco, il 19enne di Pyeongchang, insomma il nome coreano è meglio non dirlo. Un inizio veemente caratterizzato da 4 gol in 2 giornate, successivamente a comporre il quadro altri 3 lampi. Insomma, alla corte del grifo le marcature sono già 7, dato non di poco conto, considerando la brutta classifica degli Umbri. Ecco, dunque le sirene di mezza Europa. Sondaggi nostrani ma anche targati Premier League, con una società però più avanti delle altre, la Juventus ragazzi, perché comunque noi stiamo in Italia, il Perugia comunque ce l'abbiamo qua e possiamo trattare tranquillamente. Quindi come ho detto prima ragazzi, secondo me Han è un buonissimo giocatore da far crescere, che in attacco può fare bene, secondo me è un grande giocatore. E poi ragazzi comunque la Juventus aveva pensato, adesso diciamo qua che comunque ciò non significa che sicuramente Han diventerà un nuovo giocatore della vecchia signora, anche perché come dicevamo la concorrenza è folta e agguerrita. Detto questo, pur non avendo ancora affrontato l'argomento con l'entourage del giocatore, i campioni d'Italia hanno avuto modo di costruire la base del discorso incontrando la dirigenza cagliaritana. Parlare di intesa dietro l'angolo forse sarebbe eccessivo, tuttavia Beppe Parotta e Fabio Paratici sentono di poter centrare la missione. E quindi ragazzi, comunque, vuoi perché i rapporti con l'isolani sono idealici. Comunque ragazzi, alla fine i rapporti con quelli del Cagliari sono abbastanza buoni, possiamo riuscire a prendere Han Kwang-song. Sono molto contento, ovviamente non deve partire subito, ma anche lui lo sa, titolare, perché è impossibile, visto che abbiamo Dybala, Higuain, cioè, magari possiamo girarli in prestito, però secondo me no, perché se lo giri in prestito fai la stessa cosa di Cherry. Quindi secondo me Han Kwang-song te lo tieni in squadra, alcune volte nelle partite magari meno importanti lo fai giocare e ragazzi alla fine te lo tieni bene per le prossime stagioni che diventerà un gran giocatore. Quindi ragazzi, voglio sapere voi tifosi juventini cosa ne pensate di questa notizia, comunque di Han Kwang-song. Volevo fare questo video un po' così perché mi piace portare video della mia squadra del cuore. Quindi ragazzi, spero che comunque questo video l'avete apprezzato, anche se non siete tifosi juventini, ma sicuramente sì, perché io conosco i miei iscritti e sono veramente grandi, anche se non si tratta della loro squadra. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!